ci obbliga a dover rimanere chiuso praticamente nell'appartamento, nella stanza del paese. E a pensare. Ma è vero che questo libro è stato concepito a Torino? Sì, è bellissimo. Io la rivedo ancora contemplar triste in volto il mio trembianco e di che qui di Francia lasciamo il numero e basta, ovviamente nelle librerie, se dovesse essere un libro di successo, non sanno come catalogarlo, come disporlo. E quindi mettiamoci il sostantivo davanti. E quindi è nato? Operazione il nome. Ci sono però indubbiamente delle contaminazioni dal mondo della lirica in questo libro, in qualche modo su via, diciamo, ci sarà qualche cosa. No. Sì, c'è un personaggio, ma solamente c'è, sì, questo l'inizio del racconto è praticamente... È un aeromodellista che, niente, io sono aeromodellista e fotografa e filma qualche cosa che non dovrebbe filmare con il suo modello che fa girare sulle campagne della Toscana. E niente, filma qualcosa che era meglio che non venisse filmato. E noi non vogliamo svelare nulla perché vogliamo lasciare intendere di comprare il libro per leggerlo naturalmente, però vogliamo dare sicuramente degli stimoli, no? A livello di curiosità. Per esempio, ecco, quali sono stati i personaggi che hanno richiesto maggiore impegno? Ma diciamo che i personaggi sono un po' tutto quello che sono io, quello che avrei voluto essere io, sì. Quello insomma. E poi sono personaggi che ho preso da me, da parentele, eccetera, eccetera, c'è una piccola riferimento alle mie sorelle, c'è un amico che si chiama come commissario, però non si chiama Roberto, si chiama Paolo, mio amico, mio grande amico, mio fratello. Un buon motivo per cui dovrebbero invece comprare il libro? Un buon motivo perché secondo il mio parere, secondo il parere di chi appunto l'ha letto, non è proprio... negli schemi di un thriller, di un giallo, di un libro d'azione, un po' fuori da questa cosa. È una trama che secondo me non è la solita trama del thriller con l'assassino, l'inchiesta, eccetera, eccetera. È un po' un divagare anche nelle coscienze delle persone che cambiano anche idee. Ecco, la passione per la scrittura, il mondo della lirica, potrebbero coesistere? Ci sarebbero i tempi? Sì, credo di sì, i tempi come l'ho detto prima ci sono, perché quando appunto quando si va a interpretare ruoli che io faccio abitualmente,
i tempi di attesa sono tantissimi. Io l'ho scritto questo qui anche proprio mentre stavo aspettando di avere l'ingresso in scena del mio personaggio. Quindi anche un po' catartico, perché sì, a volte ho dovuto anzi lasciarlo da parte e chiudere il computer, altrimenti mi perdevo nelle mie idee, nelle mie cose, e poi questo faceva una buona resa sul palcoscenico dei personaggi che interpreto, che la maggior parte sono verdiani, sono personaggi. Come no, è vero. Sì. Bene, allora, l'ultimo consiglio a un giovane che invece vorresti intraprendere non la carriera di scrittore, ma quella di cantante lirico. Cambia strada. Non so perché, ma l'ho sentito dire anche a proposito dei giornalisti, no, che faccio una riflessione. Ma c'è ancora spazio, margine, bisogna andare all'estero. Cambiato tantissimo, no, anche all'estero purtroppo sì, è un po' messo meglio la faccenda, ma il problema è che veramente sono i costi di... Il mio maestro, io ho avuto la fortuna di studiare con un maestro e ho studiato quasi 10 anni, e se lui mi aveva preso a ben volere e quindi di conseguenza non mi faceva spendere nemmeno 5 lire, però adesso un giovane che vuole intraprendere la carriera di cantante lirico deve studiare, deve fare almeno 2 lezioni alla settimana, e questo diventa veramente un lusso delle tasche. E poi purtroppo non c'è più, una volta c'erano gli agenti, quelli che praticamente procacciano il lavoro nei teatri, certo, che ti sapevano prendere, ti sapevano sostenere, ti dicevano guarda, meglio prendere questa strada qua piuttosto che questa, che magari sembra anche più affascinante, più appetitosa, però abbiamo con calma. Adesso si vedono carriere spolveranti che durano 3, 4, 5, 10 anni al massimo. Io sono 30 anni che faccio questo mestiere, sono 30 anni che giro il mondo e ancora sono cuscino. Però ecco, girare il mondo l'ha aiutata probabilmente a trovare gli spunti per questo libro, e se studiare, insomma, la lirica ha dei costi onerosi, invece il libro non ha un costo oneroso, no, vero? No. Possiamo dire? Sì, possiamo dire praticamente. Costa 16 euro. E quindi? Quindi assolutamente godibile, e sì, quindi approfittiamo.